Come tradizione vuole, anche quest'anno ad Allumiere si è disputata la tanto attesa gara del Palio delle Contrade. Sono sei le contrade sfidanti che hanno percorso l'ovale in terra battuta di Piazza della Repubblica. Ad aggiudicarsi il cencio in questa 58ª edizione è stata la contrada La Bianca, che fa cappotto vincendo anche corteo e trofeo sbandieratori. Credo che oggi nel Palio abbia veramente funzionato tutto, dall'organizzazione alle contrade, ai tempi, ma anche allo spettacolo, uno spettacolo veramente molto bello, sia per quanto riguarda gli spalti che erano completamente colorati, così come la piazza, ma delle batterie molto 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 competitive, dove veramente il successo è stato in bilico fino alla fine. Facciamo i complimenti alla contrada della Bianca che ha vinto questo 58esimo Palio. È stato un emplein che dimostra, ecco, che si può arrivare al successo con tanto sacrificio, tanto lavoro, ma il Palio è veramente un Palio di tutti, di tutte le contrade, perché tutte le contrade possono vincere, tutte le contrade lavorano per vincere, ma soprattutto lavorano per creare una kermesse per questo paese che è unica e che veramente riscuote grande successo. Naturalmente tutto questo afflusso di persone è un balsamo vitale per le attività di Allumiere, per l'economia di Allumiere, ma non soltanto per la parte economica, perché è sicuramente un enorme contributo anche dal punto di vista culturale, perché contribuisce a rinforzare quel sentimento di appartenenza, di identità, di cui tanto si ha bisogno in questa epoca sempre più disgregante. Quasi che non ci si sperava più nella vittoria, però è arrivata e Ben venga. l'importante è questo, che si è vinto. Incredibilmente la Bianca, dopo 42 anni, vince il Palio delle Contrade!